commissioniamo una lettura dannunziana e tu ci vieni a leggere il primo momento del poemetto Le ceneri di Gramsci di Pierpaolo Pasolini. Quando mi sono domandato che cosa leggere e raccontare questa sera su Gabriele D'Annunzio, mi è tornata in mente questa vecchia impressione, questa apertura e tutto il poemetto di Pierpaolo Pasolini dei primissimi anni 50 hanno un debito immenso con Gabriele D'Annunzio. Io questo l'avevo sempre pensato quando una volta il mio amico Massimo Nofri, in un incontro su Pasolini, parlò del lessico d'annunziano nel primo Pasolini. Io non pensavo alle parole di Pasolini, pensavo a un'altra cosa invece, a questo straordinario catalogo di luoghi del paesaggio italiano. Tenete a mente Orvieto, che tra un po' ci torniamo. E quindi io qui, questa sera, intendo cominciare a saldare un debito che la cattiva coscienza del nostro Novecento, ormai alle spalle, ha con la figura ingombrante, sconda, invadente, immensa per certi versi, di Gabriele D'Annunzio. Perché dico questo? Mi torna in mente Umberto Saba. Umberto Saba, per spiegare che cos'era la verità e la menzogna, siamo all'inizio degli anni 10, per spiegare ai suoi lettori cos'è in poesia verità e menzogna, mette D'Annunzio contro Manzoni. Manzoni è vero, D'Annunzio è il paradigma della letteratura falsa. Ma Pirandello che va a ricordare Derga nel decennale della morte, era il 32, alla Regia Accademia d'Italia, e lo mette contro Derga, appunto. Derga, scrittore di cose, D'Annunzio di parole. Insomma, scenari, cartapesta, una parola finta, un D'Annunzio, macchina mirifica per produrre interminabilmente versi splendidi, ma vuoti. Questo è quanto ci ha affidato larga parte del nostro Novecento. E le cose, come al solito, sono sempre più complesse. Mario Luzzi, in un'intervista, Mario Luzzi, il grande poeta cristiano del nostro Novecento, in un'intervista, mettendosi a nudo e ricordando la propria formazione, diceva: D'Annunzio, quei versi avevano un potere incantatorio, e questo potere ha pervaso, al di là di ogni aspettativa, l'intera letteratura italiana, anche e forse soprattutto in chi poi l'ha contrastato. Questi sono poi i pensieri che mi venivano in mente. Tre cose solamente nel non grado. Primo, rispetto al paesaggio. D'Annunzio rappresenta la punta estrema, e questo non è Antonello Ricci ma Franco Ferrucci, la punta estrema della vera linea romantica della poesia italiana. Perché? Perché mette il poeta come sacerdote, concepisce il poeta come sacerdote della liturgia della natura, potente nella letteratura d'Europa, molto meno potente nella letteratura italiana, penso a Leopardi, una posizione rispetto alla natura così diversa. Ebbene, quali sono gli antecedenti di questa linea? Qual è la genealogia? Passa per Carducci per arrivare a D'Annunzio, ma parte da Vittorio Alfieri, e c'è un sonetto bellissimo a bocca d'arno di una cavalcata, non ricordo quale fosse l'anno preciso, è un sonetto datato di Alfieri, una cavalcata a bocca d'arno, altro luogo d'annunziano che D'Annunzio riprenderà, ma ne parleremo tra poco. Allora si diceva Orvieto, secondo punto. Il poeta è vate di una religione della natura, ma il paesaggio d'annunziano è impensabile senza il paradigma dell'arte alle spalle. Sembra quasi che sia la storia e la storia dell'arte e il paesaggio come pittura a generare questa natura. Lo dico perché adesso
arriveremo a questo sonetto delle città del silenzio. Anzi, arriviamo, metto gli occhiali, vi offendete, no? Le città del silenzio sono una parte di Elettra, escono immediatamente dopo Alcione, sono libri bellissimi tra l'altro, a stringerli in mano, a Viterbo, in biblioteca ci sono, non li fanno più così, è stata un po' un'emozione qualche anno fa, era Trevi scrittore. Come ci racconta un dietro Gabriele D'Annunzio, ce lo legge come se i personaggi, le luci, i suoni di quel giudizio universale che Luca Signorelli ha dipinto in Duomo invadessero, spargessero la loro ombra sulla città. Sono tre sonetti, ne leggo uno, il primo. Orvieto, sui papali bastioni fondati nel tuo tufo che strapiomba, sul tuo pozzo che s'apre come tomba, sul tuo forte che ammozzi i torrioni, sulle strade ove l'erba assorba i suoni, sull'orbe case ovunque parche incomba la morte, che s'attenda oggi la tromba delle carnali resurrezioni. Gli angeli formidabili di Luca domani soffieranno nell'oricalco l'ardente spiro del torace aperto. Stanno sotterra, ove non è che Luca, oggi i vescovi e il gregge, solo un falco stride rotando su quel cielo deserto. Orvieto, secondo Gabriele D'Annunzio. Il vate che custodisce la liturgia della natura, il paesaggio come artificio manierista, il paesaggio generato dall'arte. Terzo elemento, D'Annunzio crea paesaggi e questa anche non è farina del mio sacco, un ormai vecchio articolo di Cesare Garboli dedicato alla Versilia, bellissimo. La Versilia è un'invenzione di Gabriele D'Annunzio, altro che vestivamo alla marinara. Alcione, la pioggia nel pimento, eccetera, è la marina di Pisa, San Rossore, sono quei luoghi, è quella Versilia, quel silenzio. Pasolini è così lontano da D'Annunzio, eppure. Ne ho scelta una altrettanto famosa, ma è Il Meriggio. A mezzo il giorno, sul mare etrusco, pallido, verticante, come il dissepolto bronzo dagli ipogei, grava la bonaccia. Non bava di vento intorno alita, non trema canna sulla solitaria spiaggia aspra di rusco, di ginebri arsi, non suona voce, se ascolto. Riga di vele in panna verso Livorno, ghianci, capel chiaro, silenzio, il capocorvo, l'isola del faro scorgo, e più lontane, forme d'aria nell'aria, l'isola del tuo sdegno, o padre Dante, la capraia e la gorgona, marmorea corona di minaccevoli punte, le grandi alpi acuane regnano il regno amaro, dal loro orgoglio assunte la voce. È come salso stagno del marin colore per mezzo alle capanne, per entro alle reti che vengono dalla croce degli staggi. Si tace, come il bronzo sepolcrale, pallida, verdica, in pace, quella che sorridea, quasi letea, umiliosa, eguale, segno non mostra di corrente, non ruga d'aura. La fuga delle due rive si chiude come un cerchio di canne che circoscrive l'oblio silente, le canne non han sussurri, più fossi i boschi di San Rossore fanno di sé cupa chiostra, ma i più lontani, verso il gombo, verso il cerchio, sono quasi azzurri, dormono i monti pisani, coperti da inerti cumuli di vapore. E la mia forza supina si stampa nell'arena, diffondesi nel mare, e il fiume è la mia vena, e il monte è la mia fronte, la selva è la mia cupa, e la luce è il mio sudore, e io sono nel fiore, nella sgancia, nella scaglia, nella pina,
nella barca del ginevro, io sono nel fuso, nella barca marina, in ogni cosa esigua, in ogni cosa immane, nella sabbia contigua, nelle vette lontane, ardo, riluco e non ho più nome, e l'armi, e l'isole, e i golfi, e i cavi, e i fari, e i boschi, e le foci, io non mai, non ha più l'usato nome che suona il labbro umano. Non ho più nome né sorte tra gli uomini, ma il mio nome è Meriggio, in tutto io vivo, tacito come la morte, e la mia vita è divina. Non è solo verso, poesia, non sono solo le città del silenzio, non sono solo i luoghi della Versilia, dell'Alcione. C'è anche un romanzo, l'ultimo, un romanzo come sempre D'Annunzio, splendido e insopportabile. Forse che sì, forse che no. Io ricordo sempre un vecchio articolo di Luciano Bianciardi e Carlo Cassola, e non è un caso che stia citando questi due scrittori, diciamo per semplificare, grossetani. Un vecchio articolo in cui narravano una loro andata a Volterra e l'incontro con lo studioso, era la fine degli anni 40, l'incontro con lo studioso di storia locale, così come lo chiamavano loro, il localista di Volterra, che porgeva loro, tirandoli fuori dalla sua biblioteca, i libri di storia volterrana che tanti e tanti anni prima aveva porto a Gabriele D'Annunzio, che cercava materiale per scrivere questo romanzo, ambientato per larga parte proprio a Volterra, con le lacrime agli occhi, l'emozione dell'incontro con l'inimitabile. Questo romanzo, a proposito di debiti e a proposito della citazione prima di poco fa di Cassola, questo romanzo, questa Volterra, è una Volterra che fa strada in luoghi insospettabili, in Cassola per esempio, che sembrerebbe anch'egli il massimo distante dalla poetica d'annunziana, la poetica del sublimine, la poetica di azioni quotidiane. Chi fra noi, e credo in molti, ha letto Cassola, sa che sono la sua prosa è di una linearità, di un'antiretorica, eppure a rileggersi paura e tristezza, prima il racconto vecchio cassoliano, anni 40, poi il romanzo, ma siamo al 70 già, quanti echi di D'Annunzio, e poi quella stessa Volterra, quella stessa cifra volterrana piomba dentro un libro che è, scusatemi, dentro un film che alla metà degli anni 60 è un omaggio a un regista che dovette amare molto D'Annunzio, non ci sorprende, quel regista era Luchino Visconti. Ricordo che forse l'ultima pellicola di Visconti, L'Innocente, se non l'ultima, una delle ultimissime, è tratta dal romanzo di D'Annunzio. Vaghe stelle dell'Orsa, alla metà degli anni 60, con questo titolo così leopardiano, è invece tratta da Forse che sì, forse che no, e comincia esattamente quel film proprio come Forse che sì, forse che no, molti anni dopo, con una corsa in macchina per andare a Volterra. Forse che sì, forse che no, comincia con una corsa in macchina e questa macchina va a Mantova, ma questo è un altro discorso, perché poi a Volterra ci si arriverà. Che dico? Mi colpisce tantissimo ogni volta che rivedo questo film potente, perché è anche la storia di un incesto, è molto alto. Questo libro straordinario, fatto di paesaggi visti dalla macchina, fatto di paesaggi visti dall'aereo, l'Ardea, perché Paolo Tarsis, il protagonista del romanzo, è sia automobilista, corridore di auto, sia, e lo scopre proprio, pilota d'aereo, e siamo all'alba di un cambiamento che modificherà con le nostre abitudini di vita, modificherà la nostra stessa percezione del paesaggio.